Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. È da un po' che non ci sentiva, in effetti, oggettivamente dopo Bioshock non è più uscito nulla, quindi insomma è anche comprensibile. Siamo qua oggi invece per fare l'unboxing non di un gioco, ma di qualcosa che ci servirà per apprezzare meglio i giochi in futuro. Ve ne avevo già parlato, che appunto l'avevo preso, il famigerato PVR. Dopo un mese, credo, giù di lì, finalmente è arrivato. Non è che me la prendo con quelli di Apauge, vabbè, comunque sono stati molto professionali, però semplicemente sono accorti tipo qualcosa come 20 giorni dopo di aver sbagliato il mio indirizzo. E quindi il pacco che loro hanno spedito gli è ritornato indietro, e poi mi hanno detto, ah cazzo, ma abbiamo sbagliato a stampare l'indirizzo di qua di là. Vabbè, non è che avevo urgenza, però insomma, vabbè, è andata così. Poi 3-4 giorni fa mi ha contattato un tipo dall'Irlanda, dai loro uffici, e mi ha detto: guarda, se mi confermi l'indirizzo giusto, te lo mandiamo, tempo 3 giorni. Boh, è arrivato. Meglio così, dai, non è che avevo proprio urgenza di usarlo. Mi sarebbe piaciuto fare qualche video su Bioshock, che veramente è un gioco fenomenale, entra di diritto nella top dei miei giochi preferiti di sempre. Però vabbè, magari adesso vediamo, tanto tempo ce n'è comunque. Allora, come già accennai nel... Ormai sembra di parlare di storia antica. Parlare nel primo video del canale, l'idea c'era di prendere un PVR, volevo vedere un attimo come andavano le cose stanno andando abbastanza bene per me, per quello che volevo fare sul canale. Ho trovato una buona offerta, quindi ho preso l'HD PVR 2 Game Edition, quindi della Pauge. Ho trovato una buona offerta, quindi ho detto, ma sì, dai, lo prendo. Poi, insomma, qualche modo per sfruttarlo di sicuro lo trovo. Allora, vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Con il loro bel nastro adesivo di sicurezza. Ecco, l'altro problema adesso è recuperarmi un computer che funziona. Ecco, altra cosa da... Vabbè, quello almeno. Eccolo qua in tutta la sua magnificenza. Sto qua, sì, non so se è un top di gamma, però sicuramente tra i migliori in commercio, almeno così ho letto online. C'è sempre anche quell'aggato che avevo visto, di cui ho parlato anche nel primo video, ma c'è, cioè, parte che vabbè non me ne intendo un granché, a essere sincero, ma aveva meno uscite. Mi sembra che aveva solo un'uscita HDMI, quindi comunque per switchare tra PlayStation 3, Xbox, Wii U, tutte le volte stacca, attacca, stacca, attacca e comincia a rompere le palle. Niente, lo scopo principale per cui ho preso appunto il suddetto aggeggio è fare un po' di video gameplay fatto in una certa maniera. Ne ho fatto qualcuno con la videocamera, ma si vede un po' di merda, cioè c'è poco da fare. Invece con un dispositivo del genere, insomma, la qualità che potrete apprezzare sicuramente è degna di nota, cioè insomma, la videocamera, anche l'audio, insomma, lascia un po' a desiderare, ecco. Ma vediamo cosa c'è all'interno. La cosa buona che ho visto è che hai tutti i cablaggi, proprio i vari HDMI, c'è il cavo component che spero di non usare perché insomma, anche se mi sa che sarò obbligato per tenerli attaccati contemporaneamente perché ha solamente un ingresso HDMI, se non mi sbaglio. Poi per il software da usare, vabbè, ArcSoft Showbiz, vabbè, poi vediamo quale converrà più utilizzare. Allora, vediamo la scatola cosa c'è. Allora, abbiamo un cavo USB, tipo quello delle stampanti. Vedete? Ok, che sta quello per connetterlo al computer. Un cavo HDMI abbastanza corto, grazie a Dio, perché come spero sappiate, i cavi più sono lunghi più disperdono, quindi in teoria è meglio averli abbastanza corti, se possibile. Un altro cavo HDMI, uno in, uno out. La qualità poi bisogna vedere, per me che sono un fanatico e ho un bel sistema qua, ho cavi HDMI da 45 € l'uno, non penso siano a livello questi, però vabbè, dai. Component, ok. Sì, devo capire
Poi. Ah, questa è una riduzione. Aspetta. Una prolunga. Il componente è questo, quello vero e proprio. Con gli spinotti. Però ripeto, spero di riuscire a passare dall'amplificatore con un solo HDMI, quindi spero di non dover mettere tutto sto ambaradan qua di fili in mezzo alle palle. Che già come immaginate sono strapieno perché ho lì Xbox, PlayStation, Wii U. Ok, alimentatore, giustamente. Normalissimo. Ok. Istruzioni, anche il software, vabbè dai, meno male. Si rendono conto che purtroppo in alcune zone d'Italia tipo questa, quando cioè ti dichiarano 7 mega, ma quando vai a 2,5, 3 già comunque fai quei salti di gioia, quindi almeno quello non te lo fa scaricare. E infine il nostro dispositivo vero e proprio, eccolo qua, andiamo a vederlo. Voilà. È piccolo e pratico. Ecco, la cosa che mi è piaciuta molto, che è legato non arriva, è questo tasto qua. Che se ho capito bene, senza tante fregne, mentre stai giocando, tu tac, pigi, parte a registrare. Questa è una figata veramente colossale. Molto molto comodo. Oh, eccolo qua. Qua abbiamo. Vediamo le uscite e gli ingressi. Quello della corrente per alimentarlo. Il cavo USB che abbiamo visto per il computer, la VIN per il component, che spero di non usare, l'HDMI in, che è solamente uno, e l'HDMI out, che vabbè, è uno anche quello ovviamente. Se magari racchiedere troppo, in effetti, che insomma, ne mettessero due gli HDMI, cioè magari anziché il component, per dire che io capisco che, insomma, che per la Play questo. Potevano anche, cazzo, mettere due HDMI, ormai che cos'è un cavo, cioè la play collegata col cavo component, adesso parte tutto. Boh, è tutto. Che c'è? Ok. Qua c'è la pellicola sopra. Bene, direi che abbiamo visto tutto. Sì, ok. E che altro dire? Niente, spero di riuscire a farvi vedere un po' di video registrati con il suddetto dispositivo, almeno così mi. Assaggiamo anche la bontà della qualità, perché appunto da quanto ho sentito dire dovrebbe essere ottima. Io non me ne intendo, sono una capra in materia, però posso dire che in effetti da quanto ho visto andiamo sul tranquillo. Niente, devo decidere che video fare, perché roba nuova fino a Dead Island non ne vedremo. Quindi, insomma, siamo tranquilli fino al 26. Però magari risolvere qualche vecchio gioco, tanto per vedere un po' come va. Niente, che dire. Se riesco anche a rimediare un computer fisso, è la volta buona che vi dovreste iscrivere al canale, perché in effetti ammetto che per come era impostato prima ne valeva relativamente la pena. Però comunque con questo apparecchio qua, insomma, verrà valorizzato meglio. Ok, allora per adesso vi ringrazio, ci risentiamo appunto con un video di gameplay nei prossimi giorni. Se avete qualche idea scrivetemelo pure e vedo di accontentarvi. Ok, ciao a tutti ragazzi allora e a presto.